Intanto che cosa ne pensa di questa, oggi ovviamente c'è la prova, la provaccia, insomma quello che noi chiamiamo in gergo provaccia, però la prova che invece c'è stata ieri, che cosa ne pensa? È più utile, ecco, in vista poi anche della giostra, pensando ovviamente al buratto, all'automa, insomma, che deve funzionare? Allora, per l'automa va meglio ancora perché prende meno botte. Però ieri sera mi è piaciuto molto. Guarda, l'unica cosa forse che poteva mancare è... C'è la gente, vedevano il punteggio, però non sapevano perché c'era quel punteggio. Non ti dico l'araldo, però bastava una persona, il cavaliere ha marcato punti, però ha preso insomma qualcosa. Però io, a me è piaciuta veramente, perché visto poi la piazza era piena era. Veniamo insomma a quello che viene definito l'uomo del buratto, lei è per tutti l'uomo del buratto, come sta insomma questo automa? Nel tempo gli ha dato un po' da fare, però quest'anno non mi sembra. No. Allora dal 2014 quando Angelo Agnellucci, che era presidente della giostra, mi ha detto: Enzo, insomma, lasciamo questo problema qui, io ho contribuito per poter sistemare. Negli ultimi due anni, negli anni, cioè l'anno 14, 15, 16, ho fatto lo sgancio praticamente più definitivo, che non si blocca ora per niente, se te lo tocchi basta che si muove, lui praticamente torna proprio in folle. E poi la cosa molto importante era anche questo cartellone, che c'era tutte queste reti, volava. Io non gli ho fatto mai niente, tutti gli anni lo controllo, devo dire ha sempre controlli accurati, perché vanno contro ora, anche troppa pubblicità mi stanno facendo, però... Insomma, un po' di scaramanzia ci vuole sempre. Io sono tranquillissimo, se non si rompe proprio qualcosa che può capitare, cioè, i controlli sono stati fatti accurati, fatti per bene, perché ho fatto gli strumenti apposta per poter chiaramente controllare anche questi buracchi, il buratto si apre bene, che forza ci vuole per poterlo aprire. Tranquillo. Ecco, tra lei e Francesco Conti, che insomma è l'intagliatore storico della Lancia d'Oro, a chi lasciate però questo testimone quando fra 100 anni non ci sarete più? Credo che ancora, forse Conti è più difficoltoso perché tutti gli anni deve fare la lancia, il mio durerà 1000 anni, durerà. L'eredità questo qui si può lasciare, come è stato lasciato qualcos'altro, si lascia anche il buratto. Non lo so, nelle botteghe artigiane o comunque sia nei mestieri che comunque dove si usa le mani, no? Trovare chi ti succede è sempre molto difficile. Non è... Tutti dicono le cose artigiane, bene, io a parte che serve gente che abbia esperienza, che abbia volontà di sa quello che deve fare, perché io per arrivare dove siamo arrivati, specialmente nel 2014, che poi l'ho sistemato in agosto, non sono stato neanche in ferie, cioè, l'ho fatto prima delle prove, devi capire, cioè, è difficile era capire questo mone grande, quando chiaramente andava a girare, come faceva per potersi sganciare. Io ho fatto dei sistemi anche più dolci per sganciarsi, materiali eccezionali, non sono antilogorio, vuol dire che... Il prossimo impegno Canoro, invece, per esulare un attimo dalla giostra, quale sarà? Sarà una sorpresa, ma non è molto lontano. Non si può dire, bisogna mantenere il segreto. Sì, dopo viene troppa gente, così almeno si dice all'ultimo minuto, così... No, ma ci sarebbe tante serate da fare, però un pochino più rallentate, perché mi piace fare più serate importanti, che non il classico piano però bar. Una voglia di leggerezza, no? Di divertirsi, di stare insieme dopo quello che abbiamo passato, insomma ce n'è sempre di più di questa voglia. L'ultima serata l'ho fatta a Foiano, devo dire che è venuta una bellissima serata. Allora, la vedremo in città. In città, anche fuori città. C'è una a Firenze a breve, se va in porto, penso che va in porto anche addirittura questa. Addirittura le tournée. Siamo stati fuori tante le volte. Tante le volte siamo stati fuori. Allora.